Bentornati o benvenuti nella mia stanza, io sono Sara e oggi vorrei fare con voi un video di trucco. Wow! sono in bianco e nero perché ho già fatto il risultato, questo qua, che voi vedrete solo la fine. Praticamente ho già preparato i bigliettini. Prenderò un bigliettino random dalla ciotolina e in ogni bigliettino c'è un colore di questa palette. Questa è la Sam & Sinner di Kat Von D ed è fatta così. Questi sono i colori, era un'edizione limitata, ma è tipo la mia palette preferita, non tanto quanto per i colori ma per il packaging, perché è bellissimo, io lo amo, lo adoro, è tipo... Che poi i colori non li vedete perché sono in bianco e nero, quindi vi farò una clip con i colori. E praticamente io estrarrò un colore, anzi dirò prima dove lo voglio mettere, poi estrarrò un colore e lo metterò là, così che sia molto molto più random rispetto a estraggo un colore, estraggo un altro colore, tipo ne estraggo 5 tutti insieme, poi vedo come metterli, se mi va bene, se no lo cambio. Quindi adesso vi avvicino e vedrete il procedimento, spero che non esca... In realtà lo so già come è uscito, quindi spero che vi divertiate e andiamo. Ok, eccoci qua un po' più vicini e cominciamo subito. Qua ho la ciotolina con i nomi degli ombretti. Allora, cominciamo con la crease, quindi un colore di transizione, e vediamo. Un momento. Questo. Allora, il colore che andiamo a mettere nella crease è... Oddio. Devil, io lo conosco già, so già che colore è. Devil è questo, l'arancione. Ok, allora non so perché ho smesso di registrare mentre ho finito di mettere l'arancione sugli occhi e ho anche estratto e è uscito questo Exorcism, che è il viola. Non so quanto ci stia bene con l'arancione, ma noi proviamo. Era angolo esterno. Va bene che comunque è un colore scuro, quindi non è detto che ci stia del tutto male. Mannaggia la frangetta. Cambia un po' colore stando sopra l'arancione. Che strano. Beh, si mischiano. Ok, ok, è un po' poco intenso, comunque non si vede molto il colore. Il viola tendono ad avere questo problema. Allora, direi che va abbastanza bene. Faccio l'altro occhio e poi passiamo al prossimo colore. Ok, allora ho finito di mettere il viola. Per ora non mi dispiace, non è un trucco particolarmente fuori dalle mie corde, quindi ci sta. Allora, adesso andiamo con la palpebra e vediamo cosa viene fuori. Io spero in un colore un po' più shimmer, per ora sono usciti due matte, quindi questo. Allora, Worship, vediamo cos'è, anche perché probabilmente non l'ho usato mai, perché non è un colore che mi ricordo, infatti è questo qua, sempre viola comunque. Ottimo, allora questo lo metterò con le dita e lo metterò qua. La cosa bella è che mi si è spezzata un'unghia, quindi è il dito
addetto al posizionamento degli ombretti con le dita, perché sennò mi sei tipo cavata un occhio, ovviamente. Ok. Per ora continua a essere in linea con il make-up, non è niente di particolarmente wow. Sono anche ben intonati i colori, devo dire. A parte che questo qua ha fatto un po' di fallout. Il viola invece è quello di prima, zero. Fantastico. Adesso, angolo interno, andiamo con questo, ed è Crucifix. Ecco qua, Crucifix è non quello più scuro, ma questo è il marrone scuro. E ho detto angolo interno, e finora sono usciti praticamente solo matte. Il secondo viola era leggermente, non shimmer, ma forse satinato. Però questo è un altro matte, quindi ce lo faremo andare bene. Solo che questo marrone è molto, molto scuro e pigmentato. Quindi andiamo a metterlo all'angolo interno. Ok, siccome questo è tutto abbastanza scuro, vorrei provare a mettere un po' di Worship, il viola, questo viola, con un po' di Fix Plus per vedere se, non lo so, per vedere se la cosa funziona un po' meglio. E questo è l'All Nighter di Urban Decay. Prendiamo un pennellino. Allora, sì, meglio, ma non ci aspettiamo chissà che. Comunque sì, decisamente questo viola fa un fallout pazzesco. Adesso andiamo con la palpebra inferiore, sperando che esca... Io ci spero in un colore un po' più brillante, perché ce ne sono tanti. Non ne sta uscendo neanche uno. Questo. Allora, ne ho preso due. Allora, andiamo con Sacred Heart. Sacred Heart, se non sbaglio, è un altro metallizzato / satinato, ed è questo rosa qua. È terribile quel colore, infatti non l'ho mai toccato, mi piace tanto, non è che mi piaccia tanto. Pennello antisuicidare. Questo colore non mi fa impazzire né per quanto riguarda il colore di per sé, né per quanto riguarda la stesura, perché non si attacca. Quindi sarà che non ho il... Tu cosa? Dove cosa vuoi esattamente? Perché non si attacca. Penso sia un problema un po' dei metallici, forse. Perché anche il viola faceva fallout e non si attaccava molto molto bene. Allora, penso che prenderò l'ultimo colore. Spero che esca un po' più illuminante. Vorrei metterlo qua all'inizio. Spero
che non esca Exodus, perché tipo il verde acido di questa palette non sono sicura che ci starà benissimo, però proviamo. L'ultimo, forse, vediamo, magari esce qualcosa di più decente. Questo. Ed è... Tararara. Amen! Che tristezza che è questo colore. Amen è il panna. Molto, molto triste. Molto triste questo colore. Soprattutto messo qua. Ok. Probabilmente non si vede. Ottimo. Io dovrei aver finito, ma vorrei prendere un ultimo colore. Intanto la fortuna. E lo metterò, non lo so, in base, vedo, in base a che colore è, lo metto dove ci sta meglio, almeno spero. Spero che abbia un posto dove ci sta meglio, perché... Ti prego! Non so chi sto pregando, ma vabbè. È uscito Sanctuary. Sanctuary è... Quel caviolo? Caviolo. Sanctuary. E un altro metallizzato. Ed è questo qua. Va bene. Io non commento. Lo metterò qua. Perché? Non ho un altro posto dove metterlo, dove soprattutto si veda. Ma non si vede tanto. Ok, va bene, sì, dai, si vede, è leggermente più scuro. Ovviamente fa fallout, anche questo come la vita. Attento, un'altra. Uno si è suicidato, quindi è destino che non deve essere quello. Oh Gesù! Ok, il prossimo è Ashes. È un glitterato. Io non vorrei, ma dov'è? Questo qua. Che non è terribile, perché allora è un marroncino, ha dei fantastici, non so se mette a fuoco, glitter verdi. Ah. Però allora lo metterò col dito qua sotto, ma anche no, lo metterò col dito. Viola così. Lo aggiusto un attimo. Sì, comunque non è uscito uno di quelli che volevo neanche. Io speravo in uno di questi due, perché sono quelli più illuminanti praticamente. Ma anche il rosso, l'oro e questi due sono fantastici. Oppure questo, Even non è uscito. Vabbè, che tipo i primi tre erano tutti opachi, quindi non potevo. Però nell'insieme non è niente di particolarmente atroce. Cioè, magari se mi fosse uscito il verde, tipo con l'arancione, il blu o il verde, o questo verde,
cioè l'arancione e questo verde non so quanto siano compatibili, però non è male, non è male. Adesso metto l'eyeliner e le ciglia finte. Ok, allora questo è il look finito, non è così terribile come pensavo sarebbe uscito, immaginavo un po' più di sfiga, anche se forse la parte inferiore non è tra le migliori. Comunque sono usciti due colori chiari, non sono il massimo perché non si vedono praticamente, però devo dire che l'arancione con il viola stanno davvero molto bene, non mi dispiacciono per niente. Poi sarà che con le lenti viola non so, si combinano abbastanza bene, però è stato divertente. Pensavo di uscire un po' più fuori dalla mia comfort zone, invece no, è totalmente nella mia zona questo colore, questo trucco è abbastanza da me e non è male. Direi che volendo lo metterei per uscire tranquillamente. E questo è tutto, spero di avervi intrattenuto per non so 15-20 minuti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!